Ciao a tutti amici, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video ho sconfitto Humphrey e nel video precedente le sorelle del mare, le tre streghe o slime girls o quello che sono. E non manca poi molto. Siamo davvero vicino alla fine del gioco, da quello che mi pare di capire. Ci sono le ultime due lettere che mi mancavano e quindi direi di cominciare subitissimo prendendo la T. Con Z ovviamente, mi sbaglio con altri comandi come sempre. Gioco troppe cose contemporaneamente. La T che ci dice? Oh, una crepa! Due tasti rimasti? Oh mio Dio! È uscito qualcosa! Già quello si chiama qualcosa nel gioco, non qualcosa che non so come chiamarlo. Ok, la Z ci dà per un'altra crepa, la Z? Yes. Un tasto rimasto. C'è una fossa qui, vuoi andarci dentro? Sì, che bello. Ma il gioco dell'impiccato come procede? Non mi ricordo se posso vederlo dal menu, ma penso di sì. Posso vedere la mappa, potrò vedere anche il gioco dell'impiccato per capire come sta procedendo. Oioi. Ah, ok, posso muovermi. È Basil quello? Oi, stammi lontano, non sei mio figlio. Cosa? Maledetto. Perché non cadi? Dannazione, muoviti a cadere! Cosa succede? Ok, non so cosa fare, magari devo andare indietro. Ok, sì, devo andare indietro. Quindi c'era qualcuno che stava tagliando un albero. Non sei mio figlio? Boh. C'era però un cappio. Ok, posso. Ragazzi. Non mi piace affatto. Non mi piace affatto. Ah, ok. L'ho trovato. Mi manca la I. Benvenuto nello spazio nero. Nello spazio nero? Oh. Tra girando le giganti la I. Ah, quindi forse nel mondo. Nel bosco dove siamo partiti all'inizio gioco. Quindi com'è che si usciva? Comunque, non c'è altro da fare, quindi direi di andare nel vortice. Vediamo dove ci porta. Non posso. Ah, posso riattraversarlo volendo. Quindi se hai tipo un unfinished business, come dicono. I broker. Puoi tornare lì. Dicevo, se hai ancora qualcosa da fare sopra, puoi sempre tornarci. Quindi ti dà una scelta. Oi. Attenzione. Eccoti qui alla ricerca della verità. Di nuovo. Chi è il corallo? No, che il corallo è morto, non può essere. Sai, ogni volta le tue avventure potrebbero essere diverse, ma quando il viaggio si avvicina alla fine, ritornerai sempre qui. Ormai dovresti averlo capito. Grazie. Non ho ben chiaro quello che intendi, ma. Ah, quindi ogni raggio di luce. Ma poi qui ci sono di qualcosa. Eh sì. Che strano. Una volta il cammino per la verità era qui, ma è stato rimosso e spostato altrove. Prima su un faro, in un molo abbandonato. Poi in una biblioteca esiliata nella profondità del sottosuolo. E dopo ancora in un vecchio fienile su un pianeta lontano. Questa volta è in un posto a te familiare, nel cuore della vasta foresta. Ah, quindi è lì. Ah, no, aspetta, non mi può dire dov'è la lettera. Cosa? Non importa quante volte il cammino venga occultato o rimosso, il ragazzo dei fiori lo troverà di sicuro. Basil! E Mari, la tua cara e dolce sorella, ti ci guiderà sempre. Anche se nascono come gusci vuoti, pian piano cresceranno e capiranno il loro ruolo. Saranno stufi della finzione di questo mondo. Vorranno andare oltre, spiccare il volo e cercare di avvicinarsi il più possibile al sole, con il rischio di bruciarsi le ali. Questa è la loro natura. Sono gli unici ad esserne consapevoli e a tenersi stretto questo segreto. La ragazza se l'ha addirittura portato nella tomba. Mamma mia.
tremendo. In questo mondo la morte non è un reale pericolo, ma i ricordi dei tuoi amici non sbiadiscono così facilmente. Molte volte sono andati incontro ad un triste destino, dico bene? Anche se vengono rianimati tutte le volte, una parte di loro, i più tormentati, restano intrappolati qui, anche se ciò che ne rimane sono solo le ossa. Queste anime in pena sprofondano proprio in questo luogo, sul fondo del pozzo profondo, e diventano nulla. Perché non ti importa di loro? Perché le hai abbandonate? Cercano disperatamente le tue attenzioni e le tue cure, gridando senza sosta. Avrai pietà di loro? Non è che quindi qualcosa sono le anime che, di cui sta parlando questo narratore? Mari, la tua cara sorella con un ginocchio dolorante, non potevi sopportare morirsi di nuovo? Quindi l'hai vincolata ad una coperta da picnic. Ah, per questo non la fa venire con noi. Eppure è nella sua natura andarsene e proteggerti. E ogni volta che lo farà, rinascerà con l'anima immortale con cui le hai maledette in un ciclo senza fine. Cacchio, ok. Le anime dei tuoi amici invece sono fragili e necessitano di essere protette. Per mascherare la vera natura di questo mondo però devono rimanere addormentate. Ci siamo. La strada che ti condurrà alla verità è più vicina che mai. Riuscirai a nasconderla anche stavolta? Forse è troppo tardi per te. Quindi la strada che ci conduce alla verità è più vicina che mai. Ok. La porta, la finestra voglio dire, sì, non la porta. Aspetta, ma queste luci che ora sgorgano come prima, no? Come durante lungo il percorso. Ah no, sono solo semplici decorazioni? Oh no! Sai già che tasti toccare per raggiungere l'altro regno. Di volta in volta potrebbero essere diversi, ma sbloccano sempre la stessa porta. Tasti! Ah sì, ok, l'impiccato! Purtroppo la fine di questo viaggio porterà molta sofferenza, ma è necessaria affinché tu possa andare avanti. Il vero nemico è dentro di te a quanto pare. Questa forma, infatti, sebbene non abbia mostrato ancora il suo vero io, è malvagia, e non lo scoprirai fin quando non sarai costretto a combatterla. Quando le tue intenzioni saranno vaghe e non saprai che fare, traspariranno in questo mondo come una fitta nebbia. È già successo prima, ma è normale. Nessuno vuole affrontare le proprie paure. Se credi di essere pronto ciò che ti attende, ritorna pure dove la verità è rinata, nel cuore della vasta foresta. E come ogni volta, da ormai troppo tempo, tenta di riscrivere il tuo destino. Sarai condannato a ripetere questo ciclo ancora e ancora, o lo romperai? Vedremo, sognatore, ma prima ho un avvertimento. Esplora questo mondo finché puoi, perché dopo non ne rimarrà più nulla. Oh cavoli. Ah, mi conviene andare o rimanere qui a esplorare quello che mi manca da esplorare? Mi pare di aver fatto tutto, anche qualcosina off screen ho fatto, ma non era importante, quindi non ho salvato. Non era importante ai fini di trama. Io penso che andrò avanti. Non è il caso di... Ah, mi manca una lettera però. Me la fa vedere proprio lui ora. Ah, mi manca proprio lei, mi manca. Ok. Cosa? Ah, posso tornarci? Ah, ok, posso tornarci, forte. Mi manca solo la I, quindi vado a prenderla. Ok, posso provare ad andare a prenderla magari. Dunque, tra due girandole giganti, quindi è nella vasta foresta e non c'è nessuno qui. Provo a cercare la I allora. Magari sì, sta qua giù. Oh no, ho visto le piante di Basil tutte quante rovinate. In teoria i passi mi hanno sempre indicato dove andare, quindi magari devo andare qua sopra? Alla scala? È nebbiosa? Ok, è sempre stata nebbiosa. Andiamo con Kel.
Ma è diversa. Non è la stessa dell'altra volta. Qualcosa è cambiato. Ok, spaghetti. Attenzione, attenzione, attenzione. Ho trovata. Bene, 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 bene. La I, l'ultima che mancava. Un tasto rimasto per completare il gioco dell'impiccato. 0 tasti rimasti. Grande. Forse grande, forse no. Ah, da sola ha fatto, bene. E il gioco dell'impiccato è andato bene, perché non ho perso. Oi. Oh. Ma è casa di Basil. Lui vive in una scarpa in questo mondo. Aiuto. Ma perché c'era così tanto con Basil sto gioco? Ok che devo ancora scoprire tutto, ma porca miseria, ce l'hanno con Basil e Mari proprio fino alla fine. Forse è qualcosa che ha fatto Mori. Però è strano. Quando siamo tornati Basil sembra piuttosto amichevole con Mori. O meglio con Sunny. E anche con Kel, quindi non capisco. Chissà cos'è successo. Andiamo nella fossa. Ancora. Ma è lo stesso posto di prima? Ancora qui. Perché non cari la nazione di ancora? Quello è chiaramente, o meglio, pare Basil, ma non ne sono sicuro. Comunque, no. Basil che vuole salvare qualcuno che si è impiccato? Molto molto strano. Oddio, che succede? Ah, questo è uno dei fantasmi che deve andare alla festa. Sì, ora mi ricordo anche i fantasmi che devono andare alla festa. Sì, ho dato la mappa paurosa a fantasma. Quindi io qua sopra non ho mai esplorato. Ma c'è Mari. Come ho fatto a non venire a me qua sopra prima? Molto strano. Un bambino che fissa l'aquilone, disturbiamolo. Ma non solo un bambino con il suo aquilone. Non sembrerà, ma abbiamo un legame imbattibile. Voi stolti non potete capirlo. Vi mostreremo quanto siamo forti quando lavoriamo insieme. Scusa? Burrasco, boh, attacchiamo con attacchi normali. No, non può essere, il vento si sta indebolendo. Sì, è perso, amico mio. È sconfitto. Quindi, boh, non so, comunque sia, il gioco dell'impiccato è finito ora, quindi che devo fare di preciso? Ok, condizioni climatiche perfette. Per far volare gli aquiloni con i tuoi amici? Ma sì, dai, vediamo un po' che succede qui. Ok, tutti... Oh, che belli! Oh, certo, però Hiro pure un aquilone semplice, mamma mia. Ok. Cambio qualcosa ora se vado a farmi vedere lo specchio? No, sono sempre io con i miei amici. E qua sopra non c'è altro da fare, quindi... No, non c'è altro da fare. Scendiamo. Magari i passi mi indicheranno la prossima meta. Basil? Ora che ho raccolto tutte le lettere c'è Basil? Aspetta però... Se io volessi andare nello spazio bianco, perché benvenuto nello spazio nero, quindi ora lo spazio è nero, non è più bianco, giusto? L'album da disegno invece, no, sempre le stesse cose, qua ci sono ancora le mani che mi cercano. Andiamo da Basil allora. Dunque, non mi è neanche sfiorata l'idea di provare a tornare nel mondo reale, ma dato che c'è Basil qui, quindi direi di... andare da lui. Oh, c'era un po' di nebbia. I fiori qua, tutti appassiti. I girasoli. Ah, ma Basil ci sta parlando? Sì, annaffiamo le piante. Il gioco diceva che c'era Basil a curarle, quindi non appassivano. Invece noi,
Ci siamo fregati altamente, purtroppo. Però non basterà un po' d'acqua per farle riprendere ora. Questi fiori si chiamano mughetti. Si dice che siano in grado di scacciare gli spiriti maligni e aiutare le persone a vedere un futuro più luminoso. Forse è per questo che mi ricordano Mari. Ai ai. Le rose possono crescere in grande varietà di colori, ognuno dei quali ha un significato unico. Io mi sa che dovevo curare anche i fiori per avere un ending magari diverso. Questo fiore si chiama gladiolo. O gladiolo. Conosciuto anche come fiore spada. Rappresenta la forza d'animo. Qualcuno di onesto con forti valori morali. Un po' come Aubrey. I cactus sono piante naturalmente molto robuste e resilienti, ma che qua sono morte malissimo. Cioè, perché qui sono morti i cactus? Non serviva, no? Non è passato poi tanto tempo. Anzi, forse non ci conta il tempo in ore, ma in giorni veri. E questi sono i tulipani bianchi. Non sono piante vistose, né troppo grandi né troppo piccole, né troppo elaborate o sgargianti. Volendo metterla diversamente, potrei dire che sono gradevoli. Semplici, modeste e perfette, proprio come Sunny. Come Sunny, non come Omori, come Sunny. Perché dici Sunny, Basil e non Omori? Qui siamo nel mondo di Omori. È Omori che sta impazzendo, quindi sta tornando ad essere se stesso all'improvviso? Non lo so, faccio congetture che magari non stanno né in cielo né in terra, però. Ok, questa strada è un po' diversa da come la ricordo. Oh mio Dio. Ma è tutto appassito. Sta appassendo tutto. Cavoli. Ok. Ah no, questa è la casa di dove abitava Basil. Oioi. Mori, ho paura. Eh sì. Torniamo indietro. No, Aubrey. Purtroppo non possiamo. Qui c'è la verità. Devo andare anch'io? Ok. Vuoi saltare? Ho altra scelta? Ok, sono in acqua. Ah. Oh, yoi. Ai ai ai. Mi piace poco poco. Cosa? Ah, ma c'è il piano che suona. Oh. Oh, ma tipo, sei cattivo il gioco, sei cattivo davvero tanto. Aspetta, questo ci porta nello spazio nero? Apri la porta. Ho salvato neanche, cioè non è successo niente da quando ho salvato l'ultima volta, quindi potrei rifare la strada tranquillamente anche dovesse succedere qualcosa. Grazie dell'avviso. Tutte queste chiavi? Ah, perché chiavi in inglese sono anche lettere. Sulla tastiera, certo. Ok, ho capito. Ah, vuoi vedere che ogni porta ci conduce in un punto diverso? Ok, salvo. Signori, io qui salvo e termino il video. Vi do appuntamento nel prossimo martedì. Per
con Omori e vedrò di capire che cosa sta succedendo qui. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!